Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo appena visto un video molto toccante che riassume sinteticamente la storia di un uomo che ha vissuto con grande coerenza e credibilità la sua condizione di cristiano, di uomo e di servitore della giustizia. Come annunciato poco fa, siamo ormai proiettati verso l'ultimo grande evento di quest'anno pastorale, che rappresenta poi la vigilia della Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, il perdono del Gargano, che quest'anno, oltre ad avere il consueto segno dello spadino di San Michele, si onorerà appunto della reliquia del Beato Rosario Livatino. Nel segno di quella reliquia vogliamo rappresentare ai giovani l'urgenza che il mondo ha oggi di avere testimoni che hanno il coraggio della fede. Il cammino che si terrà il prossimo 30 giugno da Monte Sant'Angelo a San Giovanni Rotondo e la stessa GMG di Lisbona trovano in questa giornata conclusiva del mese di maggio davvero la spinta giusta, la motivazione efficace per vivere con le giuste disposizioni i prossimi eventi. Oggi celebriamo la festa della Visitazione della Beata Vergine Maria e nel Vangelo troviamo gli elementi comuni con quanto andremo a vivere prossimamente: il cammino e la fede. Non possiamo rimanere fermi, né tantomeno chiuderci in una fede tiepida e accomodante. Maria ci insegna il coraggio della fede. Non ha esitato, si è fidata del progetto di Dio ed è stata fedele fino alla fine, anche quando forse tanti aspetti rimanevano incomprensibili e inaccettabili per un essere umano. Lei si è fidata, ha avuto il coraggio della fede. La fede è dunque quella luce che apre il cuore del credente alla risposta al Dio che si rivela. In altre parole, è la luce che illumina il cammino di chiunque decida di fare l'esperienza di Dio, di compiere questo santo viaggio. La fede è quella luce che ti dà la forza di osare, di azzardare una vita che non cerca di realizzarsi, di realizzare i sogni effimeri del mondo, ma di aprirsi al sogno di Dio. La fede è quella luce che ha illuminato di senso anche la vita e la professione del Beato Rosario Livatino. Un'esistenza breve che rivela quella sana fretta di mettersi in cammino, di realizzare, cioè, l'urgenza della prossimità, che nel suo caso ha significato perseguire in modo particolare la strada della verità e della giustizia. Il suo è stato un cammino credibile di santità. E qui entriamo nel secondo elemento comune con la pericope evangelica della solennità odierna: il cammino, il viaggio. Maria ci insegna la fretta di alzarsi e di mettersi in cammino, un cammino che sia motivato però dall'urgenza di farsi prossimi secondo la logica del Vangelo, di farsi solidali, di realizzare la dimensione umana della fratellanza, della condivisione, del sostegno reciproco, del servizio. Ecco da dove scaturisce la fretta di Maria. Il termine alzarsi, poi, vuol richiamare proprio il significato di risorgere, di risvegliarsi alla vita. Ciò vale per la persona che compie tale azione, ma diventa anche possibilità di rinascita per gli altri. Maria dunque è colei che, nonostante fosse stata investita
dal grande mistero dell'incarnazione del Verbo, non rimane chiusa in se stessa, non si fa prendere da mille dubbi e preoccupazioni per la sua nuova condizione, ma in fretta si mette in viaggio, esce fuori, perché, come scrive Papa Francesco nel messaggio per la 37ª giornata mondiale della gioventù, in lei c'è Gesù, potenza di resurrezione. Dentro di sé porta già l'agnello immolato, ma sempre vivo. Si alza e si mette in movimento, perché è certa che i piani di Dio siano il miglior progetto possibile per la sua vita. Fin qui la citazione. Questi elementi, allora, fede e cammino, devono contraddistinguere gli eventi prossimi e non solo attraverso i segni indicati, ma soprattutto mediante le giuste e profonde motivazioni interiori. Ogni cammino, ogni viaggio deve trovare la sua motivazione nel movimento interiore, che pure ha un punto di partenza e desidera raggiungere degli obiettivi. Nel ritrovarci di fronte ad una reliquia del Beato Rosario Livatino fra un mese, significherà metterci di fronte ad un testimone credibile della fede cristiana, la quale fede ha certamente sostenuto e corroborato in maniera decisiva il suo indefesso servizio per il bene e per la giustizia. Il suo martirio possiamo considerarlo anche un frutto generato dal coraggio della fede, dalla decisione di vivere l'esperienza di Dio che non esclude una fine cruenta. Il Beato Rosario Livatino, in ragione della sua delicata professione, probabilmente aveva maturato anche un senso molto alto della provvisorietà, di un'esistenza destinata a concludersi presto, per cui a maggior ragione la vita doveva essere spesa bene, con onestà e rettitudine. Credere per lui è stata una questione di credibilità. Non si è trattato dunque di quantità di fede, ma di qualità, e la qualità è data dalla misura di quanto siamo credibili dinanzi al mondo. Ora, avere il senso di provvisorietà davvero può aiutare anche noi a vivere meglio e al massimo, ma non secondo i criteri di una nota canzone. Andare al massimo significa scommettere sul sogno di Dio, che non può che volere i progetti migliori per la nostra realizzazione, come ha detto il Santo Padre. Significa puntare sulla posta più alta in gioco, qual è l'esercizio della carità. Significa avere il coraggio della fede, come l'hanno avuto la Vergine Maria, il Beato Rosario Livatino e la folta schiera dei santi e beati. E allora, che cosa dobbiamo ritenere di tutto quanto abbiamo vissuto in questo mese di maggio? Quali orizzonti ci ha aperto per i giorni a venire? Mi auguro innanzitutto che ne usciamo più consapevoli del fatto che siamo un popolo in cammino, che abbiamo bisogno di riferimenti per rafforzare i nostri passi, ma che ad un tempo dobbiamo farci prossimi del cammino dei più deboli, dei più bisognosi. Mi auguro che i semplici fioretti quotidiani ci abbiano ricordato che il sacrificio, la rinuncia, siano un valore prezioso, soprattutto quando diventa offerta di se stessi per un bene maggiore. Infine, spero che le continue sollecitazioni provocate dai diversi contributi, dagli interventi di chi quotidianamente ha presieduto questa preghiera mariana, soprattutto dalla parola di Dio e dalla preghiera stessa, abbiano instillato nei nostri cuori una sana inquietudine
per non rimanere fermi e addormentati su posizioni apparentemente comode. Quanto bene ci fa perdere il sonno perché abbiamo taciuto su ciò che andava denunciato. Quanto bene ci fa il travaglio di una coscienza che recrimina lealtà ed onestà. Quanto bene ci fa il sacrificio che corrompe l'idea della gratificazione facile e immediata. Quanto bene ci fa la preoccupazione e l'amarezza per non essere riusciti a trasformare i conflitti in opportunità di dialogo e di scambio. Quanto bene ci fa il rammarico per non aver favorito occasioni di pace e di giustizia. Lasciamoci scuotere da queste provvidenziali inquietudini per comprendere bene che è tempo di alzarsi e di rimettersi in viaggio, quali credibili cercatori di Dio, testimoni della sua verità e del suo amore. Buon cammino e soprattutto a voi giovani, buon viaggio verso la GMG di Lisbona. Abbiate il coraggio della fede.